Telespettatori, la notizia insomma è arrivata qualche tempo fa, qualche giorno fa, ha tenuto un po' tutti chi è proprietario di case, ha tenuto un po' col fiato sospeso, e sono le famose case green, cioè l'Europa ha riaperto la pratica, il faldone delle case green, e quindi queste case che devono essere un modello di ecologia nel prossimo futuro. Ecco perché con noi c'è Marco Spera di ALAC, Associazione Liberi Amministratori di Condominio, per capire se queste benedette case green, quelle che noi tutti vorremmo, saranno anzitutto una stangata per il proprietario italiano. Potrebbe verificarsi, diciamo, qualche problema. Ecco, diciamo che la direttiva approvata è leggermente meno ostica di quello che era all'inizio, diciamo, il progetto di queste case green. Cioè si diceva all'inizio, diciamo, che il risparmio energetico doveva portare nel 2030 le case ad avere una classe energetica E poi nel 2033 una classe energetica D. Dopo questa idea è stata revisionata perché effettivamente era un po' troppo audace, era un po' troppo onerosa anche per i proprietari, e si è diciamo raggiunto un compromesso sostanzialmente sulla base del quale in sostanza il risparmio energetico deve essere entro 2030 del 16% e entro il 2035 del 20-22%. Prendendo a riferimento però l'anno 2020, quindi il risparmio energetico del 2020 deve essere migliorato con queste percentuali: 16% entro il 2030 e 20-22% entro il 2035. Ecco, però mi scusi, questo significa fare un po' di lavori adesso e poi un po' dopo? Diciamo, cioè, che ne faccio un po' per arrivare al 16, poi devo richiamare di nuovo la ditta. Beh, insomma, diciamo per arrivare al 16, al 30. Dal 2035 sì, il 20-22%. Al 22, ecco, 2000... richiamo l'impresa. Sì, richiami l'impresa e gli dici vieni che ritorna. Un ritocchino. E, no, adesso qua bisogna vedere poi chiaramente come verranno accolti nella normativa questo provvedimento dell'Europa. Poi come verrà, tra virgolette, regolato il processo lavorativo sugli edifici. Il problema che si pone già ora è che dovrebbe essere un intervento che forse addirittura superiore a quello che è stato il superbonus che abbiamo vissuto dal 2020 ad oggi sostanzialmente, quindi un importo che si dovrebbe aggirare sugli 80-90 miliardi annui fino al 2030 e poi anche oltre. È un impegno notevole, anche perché poi l'orizzonte temporale ultimo di questa direttiva porta al 2050, dove invece i consumi dovrebbero essere a zero, quindi sì. Edifici a impatto zero. Quindi sono in ansia i padri e i figli. I padri oggi perché è la loro festa. E i figli noi domani. Siamo a metà, i figli non è che la scampano. Diciamo che bisogna vedere fondo come verrà declinata questa cosa, anche perché nella direttiva Green non si parla essenzialmente di impegni finanziari, cioè non viene detto come verranno finanziati queste spese. Ecco, è quello il problema maggiore, perché comunque la spesa è ovvio che in qualche modo qualcuno dovrà sostenerla. Se la sostiene il proprietario con le sue risorse è un dramma, perché comunque si prevede una spesa che potrebbe andare dai 20.000 ai 60.000 euro a famiglia. Se invece lo Stato partecipa in qualche modo, come ha fatto negli anni scorsi con sconti in fattura, cessione credito oppure semplici detrazioni, diciamo, questo bisogna vedere. Certo. Quindi come viene attuata la normativa, e quindi anche il problema che è poi quello più che ci sta più a cuore, che è quello del denaro necessario per... Certo, per... Senta, ma qual è la parte debole delle case? Cioè che cosa bisogna pensare, cosa bisogna mettere mano per primo? Normalmente, quali sono le priorità per avere la casa green? Normalmente le coperture, tutti gli interventi che sono stati descritti, come il cappotto per esempio, i tetti, facciate, tutto quello che può rappresentare una dispersione energetica e quindi chiaramente una...
difficoltà poi a raggiungere quell'obiettivo che si pone la direttiva. Ecco. Allora, io ho 72 anni, mi iscrivono a una pensione piccola piccola. Come faccio? Siamo in tanti in queste condizioni, anche vedovi ci scipperanno, la casa comprata con i sacrifici. Io nel 50, Lorenzo, negli anni, insomma, non arriverò al 50, però adesso come faccio? Peraltro possiamo anche prendere telefonate, speriamo, sul tema, sì, certo. Sperano. Speriamo di no, tema. Ecco, speriamo che quindi si metta mano a questa direttiva, ma con un grano salis, come dicevano gli latini, quindi con un minimo di accortezza in modo tale da non espropriare, tra virgolette, i proprietari e quindi consentire di fare questi lavori, raggiungere gli obiettivi, ma senza svenarsi, ecco. Allora, sentiamo una telefonata, mi raccomando, sulle case green, l'Europa, eccetera, eccetera, chi paga poi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Cristina. Oh, Cristina, dica. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, buongiorno. Un'informazione. Prego. Un'informazione. Abbiamo una casa nel Ponente. No, Sestri Levante. A Levante. Scusi. Vabbè. E due anni fa è successo un pandemonio d'estate con una tromba marina che ha distrutto tantissime case appena fatte, specialmente a Sestri Levante, distrutte sia di tapparelle che di facciate con il famoso cappotto. Noi anche abbiamo avuto dei danni, ma di muraglioni, di cose così. Allora, vorrei sapere se si tiene conto di dove abitiamo, perché ormai non è più un'Italia, è diventata un'Italia che d'estate succede di tutto, sì, le alluvioni e tutto quanto, il clima è proprio cambiato. Sì. Si tiene conto di questo in questa legge, oppure per tutti uguale e poi quello che sarà sarà? Ok, La grazie ringrazio. Cristina. Grazie Cristina. Quindi nel caso insomma, di una casa che intanto ha subito. Ma allora, la legge in sostanza non va a disciplinare i singoli casi. Chiaro che quando viene recepita nell'ordinamento italiano sarà il governo italiano a dover disciplinare, perché ovviamente ha una maggior conoscenza del territorio e dei problemi, diciamo, anche meteorologici che possono esserci, tempeste, trombe d'aria e quant'altro, alluvioni, via dicendo. E in quell'ambito chiaramente cercherà di calmierare un attimino questi risultati, considerando anche il fatto che alcuni territori sono soggetti a disastri e purtroppo devono assolutamente tenerne conto. Ecco, questo è Sì, ci pacifico. sono altre riflessioni, dice sì, noi facciamo le case green, poi con tutto rispetto la Cina, l'India e gli altri stati continuano ad inquinare. Cioè dice, ma è una persecuzione, cioè, no, Diciamo che, insomma, effettivamente è vero, cioè India e non, Cina con e gli tutto stessi rispetto. Stati Uniti, a parte la California, Anche gli Stati Uniti, sì. sono dei grandissimi, diciamo, inquinatori, ecco, se vogliamo dirla tutta. E noi dobbiamo fare, diciamo, quelli che remano, però remano per tutti, e tirarsi dietro la barca con i nostri piccoli remi, non sarà semplice, ecco. Ecco, senta, ma dunque la classe, allora qual è il salto di classe? E Tanto non così c'è. andiamo a No, vedere il certificato della casa. perché ecco, prima c'era Rispetto a prima, il esatto. riferimento alla classe D e alla classe E. Adesso non c'è più questo riferimento, si parla semplicemente di percentuali di efficientamento energetico, quindi di minore inquinamento rispetto a quello che era lo stato dell'arte al 2020. Quindi dimentichiamo l'idea di classe. Diciamo, dimentichiamo, o comunque non c'è più quel riferimento preciso, perché con le classi energetiche avevamo un riferimento preciso. Adesso abbiamo un riferimento tendenziale, senza che però questo riferimento abbia una Perché, corrispondenza mi con le scusi, io classi. sono l'ultimo a capire di queste cose, ma il 16%, no, guardi, io ho 15, no, io ho 17. Allora, Aspetti, c'è la telefonata, perché mi dice qua si entri, dovrebbe certo. stare qua 3 anni, spera. Anche di più, Non so, fino al per carità. 2035. Pronto, buongiorno. Salve, sono Mario da Sì, Sanremo. Mario, un minuto, la prego. Volevo sapere dall'esperto se le case costruite con la camera d'aria, praticamente già tra mattone, una pignata e un mattone, come ha fatto il mio papà, se sono queste, sono già case green oppure no? Quindi è un cappotto sui Perché generis. oltretutto Sì, diciamo. bisognerebbe far notare una cosa, che
che nel 1900, negli anni 60, la Svezia ha fatto demolire le case cui erano tutte coibentate con polistirolo, perché la gente moriva di cancro allo stomaco, perché non poteva uscire l'aron, che è quel prodotto che viene dal terreno, prodotto, vorrei dire, che fa venire il tumore allo stomaco. Ok, allora grazie Sanremo. Tecnicamente non so, certamente ci sono delle case che non verranno toccate, perché la legge prevede anche che ci siano delle deroghe, che i singoli stati possono prevedere delle deroghe, quindi ci saranno chiaramente deroghe, per esempio i centri storici, dove effettivamente installare un cappotto in certe case, per esempio nel nostro centro storico, è praticamente impossibile, ecco, quindi ci sono delle motivazioni tecniche che poi condurranno a qualche deroga. Beh, c'è anche un'osservazione intelligente, Maurizio da Nervi dice, noi abbiamo le facciate color decorate, case storiche, mica possiamo mettere il cappotto. No, infatti, le deroghe sono previste, tutti gli stati chiaramente nell'ambito della loro, diciamo, autonomia legislativa adotteranno delle deroghe che potranno essere escludere i centri storici oppure escludere le case che hanno determinate caratteristiche di interesse artistico, storico, ecco, di vario genere, quindi non saranno tutti gli immobili coinvolti, alcuni saranno preservati da questa direttiva, ecco. Comunque è un problemone. Problemone se sicuramente la caldaia, quindi, noi pensiamo all'infisso, cioè l'infissi, la caldaia, c'è il anche cappotto. Quello. C'è l'infisso, c'è la caldaia, c'è il cappotto, c'è insomma tutta la casa complessivamente intesa deve produrre un risparmio energetico. Ma poi non respira più la casa, finisce per non respirare più, sì, spera. Finisce per, sì, soffocare, diciamo. Cioè, la sigilliamo, cioè, per carità, le mie sono cose strampalate, ma la sigilliamo. Sì, non possiamo fare diversamente sul discorso. Certo è un obiettivo che non riguarda la singola casa, non è che verranno da Mario Rossi a dirgli la tua casa, non risponde ai criteri. È un obiettivo di sistema, quindi tutto il patrimonio immobiliare italiano dovrà produrre il 16% di miglioramento energetico entro il 2030. Cioè tutto il paese. Tutto il paese, quindi non andiamo ognuno a parlare di case singole. Verrà fatto un piano case, un qualcosa, diciamo, che possa essere utile a raggiungere questi obiettivi, però immagino che sia fatto con un minimo di criterio, però, senza andare a mettere sul lastrico le famiglie. Sentiamo, direi, l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Enrico. Io semplicemente volevo fare buongiorno una domanda. Prego. Siccome tutto questo comporterà un impegno economico enorme, dire, non so come ce la caveremo in Italia, perché qui basta interpellare un qualsiasi amministratore di caseggiati e sappiamo benissimo che esiste già un contenzioso enorme per persone che non riescono a pagare le spese di amministrazione. Quindi se un domani tutto questo si dovesse riversare con un onere economico non da poco, non so come ce la caveremo. Ma assolutamente, infatti non siamo non lo sappiamo, sinceramente, diciamo che, Matilde, grazie, ma non lo sappiamo. Finché non mettono mano, diciamo, i governi da qua al 2035 alle leggi, diciamo, che governano questa direttiva, noi non possiamo sapere. Perché l'auspicio è ovviamente che lo facciano in una maniera intelligente, ecco, che non siano che non vadano sempre a cercare questo risparmio a tutti i costi, ma che si cerchi di migliorare sicuramente l'efficienza energetica, ma non di anche perché le famiglie, non possiamo, per carità, lo dico io, non possiamo inventarci un altro super bonus. No, direi di no. Si può direi inventare di no. Ecco, non dobbiamo trovare inventare migliore sicuramente del super bonus. Mamma mia. Che aveva comunque qualche lato positivo, perché per esempio lo sconto in fattura e la cessione del credito erano strumenti che consentivano per esempio all'incapiente di ristrutturare casa senza pagare dazio, ecco. Bisogna studiarlo meglio, non il super bonus, ma un altro strumento, e quindi poi in modo tale che questo strumento sia idoneo a aiutare, ecco, le persone ad arrivare a questo risultato. Allora, il traguardo è 2030 col 16%, 2035. 2035 20-22%, 2050 0. 2050 abbiamo 6 anni. È interessante perché 0 la vedo abbastanza dura, però comunque l'obiettivo è quello. Vabbè.
sigilliamo col silicone le case. Spera, sorrido perché fingiamo di non pensarci, no? Diciamo, guarda, tanto passano 6 anni. Ne parleremo con voi, cari telespettatori. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie Spera e grazie Alac, grazie l'Associazione Liberi Amministratori di Condominio di Genova. Quindi fidatevi di queste persone per bene.